L'economia italiana continua ad attraversare una fase di bassa crescita della produttività. Nel terzo trimestre, riferisce l'Istat, il PIL italiano ha evidenziato un modesto aumento dello 0,1%. La crescita è stata alimentata dal contributo positivo della domanda nazionale al netto delle scorte, spinta dal recupero dei consumi privati. I dati sulla fiducia delle famiglie mostrano invece un orientamento negativo. L'indice di fiducia delle imprese ha registrato un lieve aumento legato all'evoluzione positiva dei giudizi e delle attese sugli ordini del settore dei servizi. Prenderà il via domenica 8 dicembre su MTV Involontaria, la nuova fiction televisiva che parla di volontariato sociale e sostenibilità ambientale. La serie in 10 puntate racconta attraverso la storia di Greta l'impegno sociale con un linguaggio giovane e fresco. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Officine Buone, Onlus, che da anni organizza spettacoli e attività ricreative negli ospedali, e Fondazione Cariplo. Le motivazioni a fare volontariato, che sono vive anche nei giovani di adesso, non sono immediatamente sovrapponibili a quelle della mia generazione, delle generazioni precedenti, e quindi occorre sostenerle con argomenti diversi e soprattutto con linguaggi e con stili diversi. Da qui l'idea di collaborare con il mondo della comunicazione e di scegliere alcune esperienze che già stanno vivendo di vita propria. Una cosa che i volontari giovani detestano è la retorica, la melassa dei buoni sentimenti. Fanno volontariato ma non lo dicono. Allora bisognava trovare il modo di dirlo senza dirlo in maniera dolciastra, e non c'era altro da fare che farlo dire da loro. L'Ottomatica e l'Università degli Studi dell'Aquila hanno firmato un memorandum d'intesa per lo sviluppo di nuove tecnologie che impatteranno significativamente sullo stile di vita dei cittadini aquilani. L'obiettivo è quello di rendere l'Aquila un polo di ricerca e una smart city all'avanguardia nell'uso del 5G. A Palazzo Camponeschi è stato inoltre sottoscritto un memorandum fra l'Ottomatica e il Comune dell'Aquila per facilitare l'accesso ai servizi per il cittadino. In questa fase l'accordo fra l'Ottomatica e l'Ateneo Abruzzese ha una durata triennale, ma entrambe le parti hanno preannunciato di voler ragionare a lungo termine. L'investimento iniziale invece sarà di circa 100.000 euro e consentirà di avviare i primi step. Successivamente si ragionerà in una logica di ricerca applicata. Questo è un progetto estremamente importante che secondo me darà valore sia all'Ottomatica sia all'università che alle istituzioni e quindi al Comune di L'Aquila. Noi stiamo realizzando qualcosa che porterà a sviluppare ricerca applicata attraverso le competenze che abbiamo qui verso l'università, messe in campo da attraverso le tecnologie dell'Ottomatica, e che possano sicuramente migliorare i servizi al cittadino. Questa è una ricerca in convenzione, ma i cui risultati vengono messi a disposizione di finalità pubbliche. Poi la nostra attività di ricerca, che in questo modello diciamo di open access è immediatamente fruibile per il territorio, continuerà comunque a svolgersi anche nei laboratori secondo le finalità proprie e specifiche dell'attività di ricerca accademica, diciamo.